Idea, you, la nuova di Oddwell! E noi andiamo al cinema! Benvenuti al cinema, yes! La 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 lam taran taran, la 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 lam taran taran. Come viene col raffreddore? Non lo so, ai posteri l'ardua sentenza. I film in uscita giovedì 9 gennaio 2014. Andiamo a parlare di questa proposta targata John Lucas e si chiama Un compleanno da leoni, la storia di questo ragazzo Jeff Chang che alla vigilia del suo giorno di scuola più importante e viene però invitato a festeggiare il compleanno dagli amici e dopo una bevuta e l'altra succede l'irreparabile, si ubriaca e va a finire come qualcosa di visto e rivisto. Ebbene, riuscirà ad arrivare in tempo alla lezione all'indomani? Lo scopriremo al cinema da oggi in Italia, si chiama Un compleanno da leoni. E poi era nell'aria ed è arrivato Il grande match, regista Peter Segal. Se vi dicessi, gli interpreti sono Sylvester Stallone, alias Rocky, e dall'altra parte Robert De Niro. Già avete immaginato cosa possa essere? Sì, era nell'aria un film che riparlava di box, di pugilato. Apriamo una parentesi, ma Sylvester, ancora? Chiusa la parentesi, ok? Diamo per scontato che sia qualcosina che ci colpirà un attimino anche il cuore, ma da un punto di vista di tristezza, se è possibile, perché è una decadenza, ragazzi, ancora pugilato, dopo i fasti di Rocky. Sylvester, ti preghiamo, cambia un argomentino almeno magari diverso. Insomma, non vogliamo proprio rovinargli la festa, si chiama Il grande match da oggi in tutte le sale italiane. E poi ancora esce 9 gennaio, giovedì, due giorni a New York. Vede protagonista nella duplice veste di attrice e di protagonista principale la deliziosa francesina Julie Delpy. Insieme a lei, quell'omaccione di Chris Rock, è la storia di Marion e Mingus, due ragazzi che praticamente convivono nella New York dei giorni nostri, la cui vita viene veramente spappolata, scusate il termine abbastanza violento, ma è proprio così, dalla visita dei parenti arrivati da Parigi. Andiamo al cinema a vedere Due giorni a New York, nuovo film per Julie Delpy. E infine, dulcis in fundo, tuffiamoci nella proposta dei nostri amici Cine Vittoria Locri, che da giovedì saranno presenti per tutto il palinsesto della giornata. Esattamente, badate bene, prendete gli orari perché sono particolari: 15:30, 18:30 e 21:30, con questo meraviglioso secondo capitolo della saga dello Hobbit. Si chiama Lo Hobbit, la desolazione di Smaug in 3D. Assolutamente da vedere. Il regista è sempre lo stesso, Peter Jackson, e gli interpreti da lui: Bilbo Baggins, interpretato da Martin Freeman, a lui il grande mago Gandalf, interpretato dall'immarcescibile Ian McKellen. Al seguito hanno i loro nanerottoli, sì, proprio i 13 nani capeggiati da Thorin Scudo di Quercia. Devono andare a trovare il tesoro nel regno dei nani di Erebor, un tesoro però sorvegliato dal drago Smaug. Insomma, è il vero e proprio prequel della saga della trilogia dell'anello. Andiamo al cinema, signori, in 3D, al Cine Vittoria Locri, Lo Hobbit, la desolazione di Smaug. Andiamo ancora al cinema per verificare oggi le altre uscite. Andiamo a parlare di film di casa nostra, e questo è il nuovo di Carlo Vanzina, si chiama Sapore di te. I protagonisti sono tutti di casa nostra: Serena Autieri, Nancy Brilli e poi c'è anche Eugenio Franceschini. È la storia di amicizia, di amore, di successo, è anche un po' il fato, il destino. Ebbene, tanti i personaggi, le storie che si intrecciano nelle due estati fatidiche del 1984 e del 1985, quindi tanto amarcord nella bella vita della bella Italia. Allora,
Al cinema il nuovo di Vanzina si chiama Sapore di te. Ancora in Italia, per sottolineare l'uscita di questo film di Paolo Virzì dal titolo Il capitale umano. È la storia abbastanza drammatica di un incidente stradale occorso ad un cameriere che di ritorno di notte in una strada buia nel Brianzolo, a bordo della sua biciclettina, viene investito e ucciso da un SUV. È un classico caso italiano nel quale due famiglie all'indomani si ritrovano questa bruttissima gatta da pelare. Il film, lo ripeto, si chiama Il capitale umano, regista Paolo Virzì, con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. E poi ancora, ultimo film che il Carletto Show oggi vuole presentarvi, torniamo negli States, si chiama Disconnect, il regista è Henry Alex Rubin, i protagonisti sono Jason Bateman e Paula Patton. La storia di questo ex poliziotto, grazie a Ivan DJ per la colonna sonora delle strade di San Francisco e della California prima, solo al Carletto Show. Torniamo al film, lo dicevo, si tratta di un ex poliziotto che intraprende la carriera di detective privato soprattutto perché è rimasto vedovo, vuole seguire più da vicino le sorti del figliuolo. Un figliuolo un po' particolare, è un bulletto di strada che, amante del computer, riesce a intrufolarsi nei profili Facebook degli amici e a combinare veramente di cotte e di crude. Davvero è uno spaccato della società moderna. Troppo virtuale, se posso aggiungere, famiglie che sono occupatissime a rispondere su Facebook o su WhatsApp e non si accorgono che lì a un centimetro da loro c'è un bimbo o un ragazzo o una ragazza che sta male alla loro presenza. Insomma, è proprio la realtà di oggigiorno. Il film in tutte le sale cinematografiche italiane da oggi si chiama Disconnect. E noi torniamo alla musica, siamo sempre legati da veramente un filo doppio mandato. Io ancora i brividi, John, per il libro di prima, per la storia di Filomena. Anche John Marciano ha gradito il film e ovviamente noi vi invitiamo anche soprattutto di andare a leggere. Cosa sia meglio prima, leggere il libro o guardare il film? Lo scopriremo solo vivendo. Ancora la musica del Carletto Show, un altro bellissimo pezzo.